devi farla in modo sicuro, non fare scelte rischiose. Sì, sì. Tipo l'anno scorso c'era una scelta tipo strada, così oppure tagliare nel verde, fai strada, non tagli nel verde. Stanno facendo tattiche da mid. Come gestire la qualificazione, come gestire la finale. Finale middle, Bosco di Moreira, è proprio un test per la middle del J-Walk, perché la fatica che avete addosso, che hanno addosso gli atleti, è simile a quella che ci sarà dopo le prime gare del J-Walk, per la middle, anche là è la penultima. E il calore potrebbe essere anche lo stesso, perché sperando siate in finali B o A, sarà così verso mezzogiorno. E quindi tutto impostato per quello, abbiamo messo le tele in bosco, non c'è lo Sport Ident, ma abbiamo il GPS, analizziamo le tracce di chi l'ha già fatto e basta, ci vediamo dopo, vediamo un po', vediamo adesso le partenze, dai. Lanciati sul traguardo! Beh, certo, si lancia con le mani indietro. Niente che no. Sì, va bene. Sei gialla, hai fatto i colpi di sole? Sì. Ho la gamba alta perché così il sangue non si ferma nella mia caviglia. Fai vedere. Zoom. E mi sto rilassando, che è stata una giornata intensa. Freddo freddo? L'ho messo. Sei pronta? Della Lombardia, sì? Che già è una termica di com'è il tuo mood? Devo mettere... Sei cattiva o...? Sono arrabbiata, quindi sì. Però Marti, ti ricordi che qui hai fatto anche una bellissima middle? E infatti sono arrabbiata e quindi va bene. Ah! Una macchina! Sto bene? Tu come stai con questo reggiseno? Puzza tantissimo. Ciao a tutti, oggi è l'ultimo giorno ed è Pasqua. Ultimo allenamento in questi boschi prima di tornare a casa e prima dei J-Walk. Ed è One Man Relay. Io non corro perché ho male la caviglia, però faccio il tipo e vado a fare una camminata e poi mi godo questo paesaggio. Mi scappa la cacca. Che bravi che sono i nostri coach. Cioè è difficile fare i coach. Grazie che lo siete. Qua. Voi avete due mappe dentro e voi ne avete tre. Thank you.
Sì. Qua siamo alla stella dove c'è il changeover da là. Il lancio è di qua. 90 metri al K. Dai, per favore vieni qua adesso. Il verde portoghese, tra poco arriverà Ilian in direzione arrivo. Oggi ho notato, dopo la batosta di ieri, un po' di risveglio da parte della squadra che ha portato a termine una buona mass start con voglia di fare e diciamo ha dato tutte le energie che gli rimanevano l'ultimo giorno e ha concluso il raduno discretamente. Il boss non era facile, devo aggiungere. Il raduno è finito e il prossimo appuntamento sono i J-Walk.